Pronto? Pronto Marco, sono Francesco Zito di Radio Vostok. Ciao. Allora, visto che bisogna fare una cosa veloce, ti faccio tre domande proprio al Sì. volo. Allora, Vai. innanzitutto, qual è la situazione al momento dello scontro a Perugia? Allora, in questo momento c'è una vertenza pienamente in atto perché una multinazionale Nestlé ha dichiarato non più di 3 mesi fa, 340 esuberi all'interno della fabbrica di San Sisto della Perugina. Dopo che aveva firmato con noi un accordo non più di un anno fa in cui si impegnava a rilanciare lo stabilimento, e scritto nero su bianco sull'accordo a riassorbire un po' gli esuberi della fabbrica che da 10 anni a questa parte un po' comunque ci sono e abbiamo smorzato con l'accesso agli ammortizzatori sociali. Però ecco, più di 2 mesi fa la multinazionale ha cambiato completamente strategia, stravolgendo l'accordo, dichiarando questa situazione. Giovedì, dopodomani, siamo riusciti a strappare un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, in modo da portare al tavolo del Ministero la Nestlé per cercare, insomma, spingere la multinazionale perlomeno a rilanciare il piano industriale che aveva firmato con l'RSU non più di un anno fa e cercare di capire se dal Ministero nel frattempo per attuare quel piano industriale si possa anche ottenere magari un allungamento degli ammortizzatori sociali che per noi scadono a giugno del 2018. Ok, allora visto che comunque la seconda domanda sarebbe stata quanti sono gli esuberi che mi hai detto esplicitamente già dall'inizio, vado per la terza domanda. Quale sarà la prosecuzione della lotta? Allora, diciamo che adesso la base di partenza più importante è l'incontro al Ministero giovedì prossimo. Noi speriamo che entrambe le parti, cioè Ministero e Nestlé, siano aperte a trovare, insomma, delle soluzioni, anche perché a noi veramente serve tempo per implementare il piano industriale che è stato firmato con la Nestlé e in più con l'applicazione dell'Industria 4.0 sappiamo che insomma queste multinazionali prendono soldi per modernizzare le fabbriche e di contro ci sono anche le difficoltà perché spesso le nuove tecnologie procurano esuberi. Quindi la richiesta del Ministero è anche quella di, oltre che dare soldi a pioggia per le tecnologie sulle fabbriche, credo che debba impostare anche un'azione di governo che vada a tutelare gli eventuali esuberi che si formano delle nuove implementazioni tecnologiche dell'azienda. Questa è la prima fase di passaggio, poi speriamo insomma, che durante il percorso che non sia troppo lungo, noi abbiamo ancora un anno di ammortizzatori sociali, quando a luglio del 2018 che poi si fermano perché il Job Act prevede che poi questi ammortizzatori possano essere usati solo in un quinquennio mobile. A noi ci servirebbe ottenere più tempo perché poi dal 2020 in poi potremmo cercare anche di ammortizzare la cosa rientrando in un progetto di altri anni di contratti di solidarietà e dare tempo al piano industriale di sviluppare e magari di approfittare di accordi interni per portare anche qualche persona al prepensionamento, quindi cercare di ammorbidire la situazione. Perfetto. Questo è la Okay. grande. Le domande sono finite, ci risentiamo per aggiornamenti. Va bene, ti Va bene, ringrazio. buona giornata. Grazie mille. Ciao, buona giornata.